Bellissima partita tra il Borgia e il San Calogero, una partita davvero entusiasmante, un 4-3 finale per la squadra di casa, capitan Pilò che è stato l'autore dell'ultimo gol. Davvero non ci speravate più, una volta che siete andati addirittura 3 volte in svantaggio e siete riusciti a rimontare. Sì, effettivamente è stata una partita difficile, comunque San Calogero è una squadra che gioca bene a calcio e ti mette abbastanza in difficoltà. Diciamo che siamo stati anche in parte fortunati, perché comunque si è ritrovata una squadra sbilanciata, quindi siamo ritrovati 4 uomini in aria all'ultimo e siamo riusciti comunque a segnare. Diciamo che il San Calogero davvero ci ha messo in difficoltà, perché è una gran bella squadra e gioca davvero bene a calcio. Ecco, davvero, io mi sono un pochettino meravigliato del fatto che una squadra prima in classifica, che lotta per vincere il campionato, addirittura si parla di spareggio, si parlava di spareggio, e perde per 3 volte, si fa raggiungere e superare, è qualcosa di strano. Sì, effettivamente sì, perché comunque, come avete detto voi, 3 volte in vantaggio, una squadra come il San Calogero prima in classifica cerca di difendere il risultato. Però diciamo che in parte siamo anche stati fortunati, abbiamo cercato con grinta il gol, il pareggio e poi il gol della vittoria, ci è andata abbastanza bene comunque, diciamo di sì. Saverio, qualche rammarico? Voi avete avuto bellissime partite con la Vigor, col Montepaone, con il San Calogero. Io ho sempre detto nei miei commenti che il campionato passava da Borgia, però purtroppo per voi si è fermato a Borgia. Effettivamente sì, non ci sentiamo inferiori alle squadre che sono sopra di noi, però noi cerchiamo ogni partita di dimostrare veramente il nostro valore, cercando comunque di raggiungere questi playoff, anche se poi ci saranno i punti di distacco, però noi cercheremo fino all'ultima partita di conquistarlo. Mister Romano, ovviamente amareggiato per la finale di questa partita, una partita che avete condotto per 3 volte in vantaggio, 3 volte vi siete fatti raggiungere, addirittura alla fine l'avete persa. Probabilmente non sarebbe significato nulla, non avrebbe cambiato nulla il 4-3 o il 3-3. Certamente una partita davvero stranissima, secondo me. Sì, come legge lei, il 3-3, 4-3 arrivato a questo punto non serviva, perché noi sappiamo che ormai si gioca sui punti, sulle vittorie. L'unico obiettivo nostro era quello, ma lei la partita l'ha vista, l'avete commentata, l'avete vista tutta. È una partita che ha fatto il San Calogero per 90 minuti, non per 85, più di 90. Abbiamo giocato, siamo sempre andati in vantaggio meritatamente e abbiamo preso dei gol stupidi da parte nostra, ma l'unica cosa che mi amareggia è quello che il nostro lo vogliamo. E sull'1-0 l'avete visto tutto, tutti l'avete visto, che c'era un rigore in aria, 1,5 metri dentro l'aria, e siamo stati penalizzati. L'arbitro l'ha dato dal limite. Ci ha dato dal limite, quindi la partita, andare sul 2-0 o andare sul 2-1, poi che ce l'ha dato sull'1-1 il rigore magari che era più dubbio, ma non è la stessa cosa. Quindi lì la partita poteva essere chiusa. Lei lo sa che sul 2-0 non è la stessa dell'1-0, poi lasciamo stare. Poi siamo andati nello stesso, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto il 2-1, abbiamo fatto il 2-2, poi ci hanno fatto il 2-2, abbiamo fatto il 3-2, prendiamo un gol di centrocampo sul 3-3, un infortunio del portiere, ci può pure stare, poi alla fine lei ha visto. Ma la cosa che non accetto categoricamente, la cattiveria che c'è stata da parte del Borgia. La partita si può giocare, con agorismo e l'accetto, però essere cattivi, provocare, picchiare nel vero senso della parola, questo non mi sta bene, perché noi possiamo anche perdere, però perdere con quella cattiveria io non me la sarei mai aspettata dal Borgia. Mister, mi scusi, io ho un po' i capelli bianchi, io ricordo che c'era un tecnico una volta che diceva: quando siamo avanti la palla deve arrivare anche in tribuna. Lo so, io purtroppo questa è una cosa che poi dirò ai miei ragazzi, l'avete visto tutti, sono delle ingenuità che alcuni ragazzi esperti non dovevano prendere, queste cose non dovevano fare, non dovevano succedere, perché come lei ha visto è successo per 3 volte, 3 su 3, non è che ne abbiamo preso, abbiamo preso 3 gol in contropiede, perché però l'ultimo gol 7 uomini del Borgia in avanti. Sì, ma l'ultimo uomo lasciamo stare, perché lo sa che non ha importanza adesso. Sì, pareggiare per noi è l'unico obiettivo, è l'unica squadra, l'unica cosa era la vittoria, il pareggio non conta nulla. Poi in contropiede che prende il 4-3, per me non è la stessa cosa, non puoi prendere gol, e come diceva lei giustamente, una squadra che doveva controllare la partita, però le ripeto, oggi noi abbiamo fatto una partita che non meritavamo assolutamente di perdere, meritavamo di vincere. Se quell'episodio che è capitato, può capitare, l'arbitro dice che non l'ha visto, che l'ha visto fuori, però non, secondo me non l'ha visto fuori, perché non lo so, non ha avuto il coraggio di fischiarlo.